Sempre da Palazzo Lombardia andiamo a sentire altri due spezzoni di conferenza stampa di altrettanti rappresentanti istituzionali presenti. Parliamo dell'amministratore delegato e commissario unico di Expo Giuseppe Sala e del ministro alle infrastrutture Maurizio Lupi. Come ha detto il Presidente Maroni, adesso sarà centrale il ruolo del sottotavolo per mettere a punto quello che operativamente dobbiamo fare. In particolare si è parlato di due aspetti fondamentali. Uno, nel progetto iniziale di Expo c'era una logica sui parcheggi che era carente da due punti di vista. La prima presupponeva, ovviamente erano anche altri momenti storici, comunque presupponeva il fatto di riuscire a coinvolgere privati nella costruzione dei parcheggi. Abbiamo fatto molte verifiche, la cosa non è possibile, fondamentalmente non si riesce a trovare interessi, anche perché i privati non sono certi poi della necessità, nella possibilità anzi di dopo il 2015 continuare a lavorare a pieno regime con i parcheggi. Quindi, da un primo punto di vista c'è la logica dei privati. Dall'altro punto di vista, rispetto al tema della mobilità, un elemento debole era invece la mobilità dei bus, dei bus. E in sostanza si presupponeva che gli autobus arrivassero al sito, scaricassero i visitatori, andassero a mettersi a un'area distante più o meno 1 chilometro e poi tornassero a prenderli. Ora, è chiaro che era una soluzione assolutamente non ideale, con la logica allora prevista, era una soluzione di ripiego, ma abbiamo lavorato e al fine abbiamo trovato una soluzione che consiste nel realizzare un parcheggio nell'ambito dell'urbanizzazione di Cascina Merlata, e cioè che se chi ha presente il riferimento proprio fisico sulla pianta di insediamento, la parte a destra, perché entro la data l'operatore in oggetto non completerà tutto l'investimento immobiliare che dovrà essere fatto, e sapete tutti che da lì parte anche la passerella che va verso l'Expo e che era comunque prevista per garantire la mobilità verso il villaggio Expo dello staff dei paesi. Lì verrà quindi realizzato un parcheggio che porterà alla possibilità che 600-700 autobus potranno invece fermarsi lì, non muoversi. Metteremo dei cancelli d'ingresso quindi prima della passerella, in maniera tale che i visitatori si faranno certificare il loro biglietto e faremo le verifiche necessarie, e quindi nel momento in cui salgono sulla passerella saranno già di fatto nel sito dell'Expo. Per quanto riguarda i temi di competenza, ovviamente trattati oggi, già il Presidente Maroni e il Commissario Sala hanno detto le questioni che abbiamo per noi deciso. La prima è continuare a monitorare lo stato di avanzamento delle opere e l'impegno a rispettare i tempi. Presidente Maroni lo ha sottolineato con forza, c'è un decreto del fare che è diventata legge di questo Paese, che prevede per tutti, quindi compreso per le opere Expo, che se entro il 31 dicembre del 2013 non vengono rispettati lo stato d'avanzamento dei lavori, le programmazioni, la progettazione, le risorse vengono tolte. E quindi qui non c'è un problema di togliere le risorse, ma di rispettare i tempi, e quindi il coinvolgimento massimo da parte di tutti, compreso del mio collega Orlando, perché ognuno faccia la sua parte perché le opere possano partire. Abbiamo fatto un monitoraggio dello stato d'avanzamento, devo dire, perché forse troppo spesso ce lo dimentichiamo, ma che dal punto di vista della dotazione infrastrutturale per Expo 2015, il patrimonio innanzitutto per la Regione Lombardia, ma per tutto il Paese, di realizzazione di infrastrutture vale circa 5 miliardi e 300 milioni di euro. È importante uno sforzo, perché questo dice il valore che rimarrà sul territorio importantissimo per l'Italia intera. Noi siamo sulle opere
Brebemi, linea 5, nodo ferroviario fermata Forlanini, siamo tranquillissimi, nel senso che lo stato d'avanzamento è perfetto. Stiamo monitorando e stiamo lavorando, e tanti grandi passi avanti si sono fatti, siamo molto ottimisti per la metropolitana 4, la metropolitana 1, la TEM e la Romonza, e quindi l'impegno di tutte le strutture, comprese delle strutture del mio ministero, è destinato a che questi obiettivi si raggiungano. Seconda decisione, abbiamo supportato e condiviso la proposta del commissario per quanto riguarda la soluzione Cascina Merlata. Abbiamo recepito e anzi diventiamo protagonisti per la costituzione di questo fondo unico Expo relativo alle infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015, che possa reperire in questo fondo e prendere in questo fondo tutta la rivisitazione di cui si diceva prima, di o avanzi o opere che sono riprogrammate o opere che si ritengono ovviamente non più utili da realizzare. E questo è un passaggio importante, perché vedrà il governo, lo dico nel contesto, perché vedrà il governo presentare un emendamento alla legge di stabilità, perché altrimenti il fondo REVO che è previsto dalla legge nazionale è un fondo che viene messo a disposizione genericamente del Ministero delle Infrastrutture e del Ministero dell'Economia. Decidere che tutto il lavoro che farà il tavolo Expo Regione Lombardia e tutta l'ottimizzazione delle risorse o la riprogrammazione delle risorse venga destinato a questo fondo unico Expo vuol dire garantire che si possa arrivare al raggiungimento degli obiettivi. Quindi è condiviso ovviamente l'ennesimo importantissimo segnale che noi dobbiamo dare, perché tutto venga fatto, perché i tempi si rispettino e la realizzazione delle opere sia fatta per l'inaugurazione di Expo.